Buongiorno, allora oggi facciamo un piatto estivo che va benissimo come piatto unico. Allora, io qui ho 3 pomodori cuori di bue, poi 1 etto e mezzo di Philadelphia, 1 etto e mezzo di prosciutto cotto, poi questi sono 2 etti di fagiolini sbollentati e un po' di pangrattato, ok? Quindi partiamo con lo svuotare i 3 pomodori. Infatti, con lo scovolino mi aiuto a svuotarli. Taglierò la parte superiore lasciandola intera e poi li svuoterò. Allora, i 3 pomodori svuotati, praticamente svuotati così, con un po' di sale, mettete un po' di sale e poi li mettete così su una griglia, in modo a testa in giù che così almeno tutta l'acqua va giù, ok? Questa è la polpa dei pomodori e qui abbiamo i 3 cappellini dei pomodori. Ora uniremo tutto nel mixer. Metteremo la polpa di pomodoro, i fagiolini che sono già tagliuzzati ma sbollentati, ricordatevi, ma dobbiamo andare a mixarli assieme. 1 etto e mezzo di Philadelphia, 1 etto e mezzo di prosciutto cotto, un po' di pangrattato e andiamo a passare tutto al mixer. Ok, vedete? Ho messo tutto, la polpa di pomodoro, i fagiolini, il prosciutto cotto, la Philadelphia. Mixiamo prima questo e poi aggiungiamo il pangrattato. Abbiamo aggiunto 2 cucchiai di pangrattato, poi aggiungiamo un po' di limone, un limone spremuto praticamente, poi ancora solo un po' di sale, una presa di sale così. E adesso facciamo finire di mixare. Il risultato è questo, la consistenza è questa qui, deve essere abbastanza sodo il ripieno. Ok, ora andiamo a riempire i pomodori. Voilà, il piatto è pronto. Allora, a me è avanzato ancora un po' di ripieno, io avevo dei pomodori piccadilli e quindi ho riempito questi. Poi vi do un consiglio, i cappellini dei pomodori, toglietelo il picciolo che è un pochino bruttino da vedere. L'ho tolto, ho scavato un po' sempre con lo scovolino e ho messo la foglia di basilico al posto del picciolo. E poi ho guarnito con un po' di, vedete questa erbetta? Un finocchietto selvatico, oppure potete usare l'erba del frate, quello volete. Così sembra un prato vero e proprio con i pomodori sopra. Quindi questo anche un po' di colore, visto che siamo in estate, è tutto colorato. Ha un buonissimo profumo, guardate, e secondo me è ottimo sia come antipasto, ma anche come piatto unico la sera, quando uno ha voglia di mangiare qualcosa di fresco, quando si torna da lavoro, che si è stanchi, il caldo, è una cosa veloce e fresca. Ok? Buona degustazione a tutti, alla prossima!